ricordiamo l'ultima tua fatica, la Vuelta, dove hai ottenuto un terzo posto di tappa, certamente significativo e importante, che sta un po' a testimoniare il tuo valore. Poi però la Vuelta non l'hai conclusa, come mai? No, non l'ho conclusa perché settimana scorsa mi sentivo un po' strano e quindi con la squadra ho deciso di fermarmi per non buttare via, diciamo, la certo. preparazione invernale e di salvarla. Perché mi sono fermato venerdì. Esatto, però comunque certamente per essere il primo anno da professionista veramente hai ottenuto risultati importanti, ti sei distinto e come ben sappiamo si lavora, si programma, si pensa anche alla prossima stagione. Hai già pensato, avete già programmato quali possono essere i grandi appuntamenti per la prossima stagione? Ricordiamo che questa è stata un'annata anomala perché per via del coronavirus abbiamo avuto tante gare racchiuse in pochissimo tempo. Sì, esatto. Per il prossimo anno non ho ancora deciso niente, farò una videochiamata con la squadra tramite Zoom per questione del coronavirus, sì. E sarà settimana prossima e da lì iniziamo a stilare un calendario con le gare a cui puntare. Spero di poter fare il Giro d'Italia. Andrea, vabbè, ti auguriamo di poter fare il Giro d'Italia, arrivare al massimo. A proposito del Giro d'Italia, cosa ne pensi del fatto che quest'anno al Giro d'Italia, quando sono ripartiti da Morbegno, c'è stato un po' quel problema tra organizzatori e ciclisti? Devo dire che, essendo ciclista, capisco i ciclisti, perché fare 250 km sotto l'acqua, tutto in pianura, dopo 3 settimane di giro, è veramente dura. Però d'altra parte capisco anche il Giro d'Italia, chi organizza, le città che hanno pagato il giro per vedere passare i corridori e poi alla mattina si decide che non passano più, sicuramente un bel colpo. Infine volevo portarti su una conclusione, un bilancio, perché ricordiamo anche tuo fratello Nicola, ma poi abbiamo anche Alessio Martinelli, Francesco Gavazzi, che seguiamo da tanti anni. Insomma, com'è questo ciclismo valtellinese? Tanta gente che ha voglia di farsi vedere, no? Ma essendo una piccola valle con, diciamo, pochi abitanti, siamo messi abbastanza bene, devo dire. Come hai detto te, c'è mio fratello, c'è Gavazzi, Martinelli, poi c'è anche Bertolini, sì, certo. Mountain bike. Quindi secondo me siamo un bel gruppo. Va bene, noi ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo riposo meritato dopo questa stagione. Ci risentiremo poi per gli allenamenti e poi quando potremo svelare quali saranno le tue prossime gare, gli appuntamenti dell'anno prossimo, sicuramente lo faremo e speriamo veramente di vederti anche al giro. Buone cose, a prestissimo, ciao Andrea. Grazie mille, ciao Andrea, buona giornata. Ciao.